allora lo scout dice: "Santità, l'uomo più intelligente del mondo si è buttato col mio zaino!" Questa la posto su TikTok. Oh, io sono stata all'inaugurazione di una scuola a Matera. Bellissimo il Trentino. C'è troppa aria pulita qui. Sì, buongiorno. Buongiorno, c'è un'ultima proposta da discutere. Ancora? Ma io sono in ritardo, mi aspettano in Vaticano per l'udienza con la papessa. Ricordo che anche noi dobbiamo andare al Quirinale, ci aspetta la Presidente della Repubblica, eh? Lo so, colleghe, però c'è una mozione della nostra cara ministrella alle pari opportunità, eh? La dobbiamo far parlare per forza, purtroppo, pari opportunità. Grazie. Va bene, vediamo se dietro quel bel faccino c'è anche un cervello in quella testa. Dai, caro, parla pure. Sì. Prima di tutto, veramente grazie mille per la vostra attenzione. Allora, care colleghe. Care colleghe, ecco, sono qui. Grazie per la vostra attenzione. Io vengo subito al dunque, così non vi rubo più tempo. Come sapete, la disparità di genere è un problema. Io oserei dire allarmante, allarmante, non possiamo più ignorarlo. Hai esagerato, cioè voi uomini sempre melodrammatici, eh? Io penso che se non siamo noi i primi a... Le prime, prima di parlare impara l'italiano, bello mio. Sì, sì, ecco, appunto, le prime, però io penso che il linguaggio sia uno strumento importantissimo, importantissimo per garantire la parità tra uomini e donne. Spiegati meglio che non si capisce niente. Sì, vado al dunque. Ecco, io vorrei portare all'attenzione del governo una proposta di legge che assicuri il rispetto dell'identità maschile sia nel linguaggio, anzi, a cominciare proprio dal linguaggio istituzionale, no? Cioè, se ho capito bene, noi dovremmo cambiare il nostro modo di parlare perché? Perché per riconoscere che anche voi uomini esistete! Una roba da pazzi! Sì, per esempio. Per esempio, invece che ministra, ecco, potreste chiamarvi ministro, dato che, care colleghe, io sono uomo. Uomo. Ma care colleghe. Care colleghe, ma perché fate così? Scusate, ma perché fate così? Se non iniziamo a dare l'esempio noi, ma come volete che cambi proprio la mentalità? Ministre, un attimo, calmiamoci. Ecco, avete sentito? La ministra delle pari opportunità ci ha tenute qui tutto il pomeriggio per parlarci di questa grandissima stronzata! Ma dico, ma non vi basta il diritto di voto che vi abbiamo dato? Infatti, tutta questa commedia per il finale di una parola, ma guarda! Vi abbiamo dato anche la festa dell'uomo l'8 marzo. E che volete di più? Ma infatti, ma vai a festeggiare, eh? Auguri! Invece di parlare, fuma per meglio. Ma
farti una vacanza. Ti consiglio il Trentino. Ehi, so dove abiti, eh? Chiudi la porta quando esci. Se si vuole avere e dare un'immagine delle donne come persone a tutto tondo, come individui con potenziale non stereotipicamente delimitato, si dovrà scegliere e saggiare parole e immagini, ascoltarne le risonanze e coglierne le associazioni. E soprattutto, riprendendo il consiglio di Orwell, scegliere le parole per il significato, e non il significato per le parole, senza mai arrendersi alle parole stesse. E come direi io, mai arrendersi alle male parole.